Schenick E-Tech Electric, bella è bella ed ha anche vinto un premio importante per gli addetti ai lavori come l'auto dell'anno. Magari la massa che va dal concessionario nemmeno sa cos'è, però vi assicuro di peso. Poi si è trasformata da monovolume da famiglia a SUV alla moda, quindi altri punti a suo favore perché è il segmento più gettonato in questo momento storico. Però ci rimane nel retrocranio sempre malessere o insoddisfazione ogni volta che vediamo o sentiamo di queste trasformazioni da semplici e pratici monovolume a SUV evoluti e principalmente elettrificati, sia per la parte economica, che si gonfia, sia per gli eventi ad essa concatenati che penalizzano il cliente finale. L'elettrificazione generalmente ci lascia insoddisfatti e non è solo un problema di Renault, ovviamente. Fino a qualche tempo fa, una Renault Scenic senza elettrificazione si portava a casa più o meno con 25.000 euro. Ora per averla occorrono circa 20.000 euro in più. Perché se è vero che fa oltre 600 km, è anche vero che si porta a casa con oltre 40.000 euro. Ben venga il record di autonomia in elettrico che toglie almeno un handicap, ma chi se la potrà mai permettere? O meglio, chi spenderà oltre 40.000 euro per una Renault Scenic elettrica quando allo stesso prezzo c'è l'imbarazzo della scelta tra i marchi premium? Finché l'elettrico rimarrà a questi prezzi e porterà in dote solo problemi di autonomia, di ricarica, di costi, di perdita di tempo in generale, la massa sarà costretta a comprare le motorizzazioni termiche tradizionali, oltretutto con i marchi cinesi che partono da prezzi ben inferiori e su segmenti identici, con prezzi base da 15.000 euro. Quei 30.000 euro in più per l'elettrificazione sono il malessere che sentiamo nel retrocranio e forse che sentono la maggioranza degli italiani. Ma torniamo alla nostra protagonista, Renault Scenic E-Tech Electric, porta in dote gli oltre 620 km di autonomia dichiarata, che se anche fossero 500 reali sono comunque tanti. La trasformazione da monovolume a crossover o subone non è l'unica rivoluzione, o Renaulution come amano chiamarla in Renault, perché la nuova Scenic nasce proprio su una piattaforma elettrica, creata appositamente per assecondare tutte le esigenze tecniche di queste vetture. Il family feeling con gli altri modelli del gruppo è ben evidente, specialmente nel frontale, importante e ben delineato nelle proporzioni. Muscoli ben in evidenza e dimensioni compatte, circa 4,50 m di lunghezza, ma un'abitabilità da prima della classe, e in questo si rifà il suo recente passato da monovolume. Viene sfruttato nei minimi dettagli, anche i passeggeri che siedono nella seconda fila dei sedili ne beneficiano in comodità. Anche per i bagagli lo spazio non manca. Nel bagagliaio entra davvero tutto con una capacità che va da 545 litri e arriva a 1670 con i sedili ripiegati. Renault Scenic E-Tech è disponibile in due varianti di potenza, la Comfort Range con pacco batterie da 60 kW e un'autonomia limitata a 430 km con motore elettrico anteriore da 170 cavalli, oppure con batteria Long Range da 87 kW che si porta a casa oltre 600 km di autonomia e viene combinata ad un motore elettrico da 220 cavalli. Su strada Scenic accoglie a bordo con una comodità fuori dal comune per un'auto di segmento medio. Come detto, non è più una monovolume, ma dentro si è coccolati come se lo fosse. Un grande display centrale raccoglie tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno e con l'elettrico comfort e silenziosità di marcia vanno a braccetto. La guida è fluida con una spinta ben bilanciata e pronta, sia la variante più performante long range da 220 cavalli che quella meno potente da 170 assicurano la giusta dose di potenza quando serve, ma chi sceglie una Scenic non lo fa certo per utilizzarla come una brucia semafori. Agile e compatta, svicola bene nel traffico e anche manovra si gira in un fazzoletto. In questo ricorda la sua pratica ed efficace precedente versione. Per la ricarica alle colonne in ultrafast occorrono circa 30 minuti per portarla dal 20 all'80%. Insomma, non è più una monovolume, ma è come se lo fosse vista l'abitabilità a bordo e l'autonomia per un'elettrica nella versione long range è da record. Ma a che prezzo?
la fine degli anni 70 dello scorso secolo quando un gruppo di tecnici di BMW Motorrad, appassionati di fuoristrada, chiese l'autorizzazione a sviluppare un prototipo di moto adatta anche all'off-road sulla intramontabile base del boxer bicilindrico, vera griff del marchio. Era la fine degli anni 80 quando la regina del rock and roll Tina Turner intonava la mitica canzone Simply the Best. In entrambi i casi stiamo parlando di due bestseller che non hanno bisogno di presentazione, due miti che rappresentano l'eccellenza e sono il meglio che si possa desiderare. A Berlino, dove ha sede BMW Motorrad, la passione è una cosa che viene presa molto sul serio da più di 100 anni e così da quei primi timidi esperimenti nel 1980 nacque la prima indimenticabile R80 GS, la capostipite di una stirpe di successo che da 43 anni domina le classifiche di critica, reputazione e soprattutto successo un po' in tutto il mondo. L'ottava generazione porta con sé una vera rivoluzione del modello e al tempo stesso recupera un forte legame con lo spirito originale che condusse alla nascita della GS. La denominazione della BMW GS 1003 chiarisce molto bene una delle principali novità, l'aumento della cilindrata, che ora arriva a 1300 cm3. Ma questo è solo un piccolo antipasto rispetto ai cambiamenti davvero importanti che rendono questa GS tutta nuova. Il motore, per restare in argomento, è più compatto e leggero, tanto che sui 12 kg di peso in meno rispetto alla precedente, ben 6,5 kg sono quelli guadagnati grazie alla dieta del propulsore. Ma non basta, questa nuova unità ora ha il cambio posto sotto al motore e non più al posteriore. Questo ha consentito di ridurre ulteriormente l'ingombro del powertrain, di migliorare la distribuzione delle masse e del baricentro, consentendo tra l'altro di montare un forcellone posteriore più lungo a tutto vantaggio della stabilità e della guidabilità della moto. Anche la ciclistica della nuova GS è tutta nuova, con un telaio in acciaio più rigido. Se l'elettronica svolge un ruolo importante nella gestione della ciclistica, non è assolutamente meno presente in tutte le altre funzioni disponibili per questa BMW 1003 GS 2024, che infatti ha una dotazione davvero impressionante. La piattaforma inerziale evoluta consente un monitoraggio istantaneo di ogni aspetto della marcia ed offre al pilota una scelta praticamente infinita di funzioni per poter sfruttare al meglio in ogni momento la propria motocicletta. Sulla R1003 GS sono ora presenti due radar, uno anteriore ed uno posteriore, che danno accesso al cruise control adattivo e alla frenata automatica d'emergenza, ma anche al sistema luminoso posto negli specchietti retrovisori, che avverte se qualcuno o qualcosa entra nell'angolo cieco della moto. È nuovo anche lo schermo da 6 pollici e mezzo, grazie al quale è facile tenere tutto sotto controllo e che ovviamente è collegabile con il proprio smartphone. Grazie ai nuovi blocchetti elettrici durante la guida è più semplice e intuitivo provvedere ad alcune regolazioni, come il riscaldamento di selle e manopole, altezza del parabrezza e così via. La nuova R1003 GS è una moto del tutto nuova e differente dalla generazione che l'ha preceduta, ovvero la R1250 GS. Il look è molto più snello, affilato, dinamico. Il design ha richiesto una gestazione lunga, quasi 7 anni dei primi sketch alla linea definitiva, che ha dovuto tenere conto, oltre agli infiniti aspetti tecnici, anche degli effetti aerodinamici che su questa moto sono stati meticolosamente studiati. La congiunzione fra serbatoio e selle è davvero sottile, si possono tenere le ginocchia del pilota in una posizione molto naturale e confortevole, che diventa valida anche nella guida in piedi quando si affronta un po' di fuoristrada. Il manubrio ha larghezza e forma azzeccate per dare a chi guida una rassicurante sensazione di buon controllo della moto e le pedane consentono una posizione comoda che non affatica nemmeno dopo lunghe ore di guida.
La nuova R1003 GS stupisce già dai primi metri, sembra talmente agile e leggera che diventa difficile ricordarsi di essere in sella ad una maxi enduro. Non è una semplice sensazione, questa GS è la più brillante, dinamica e divertente GS che abbiamo mai guidato. Si entra in confidenza con lei in un istante e mano a mano che la si guida, l'intesa diventa sempre più salda, più intima, sembra quasi che sappia in anticipo dove vuoi mettere le ruote e cosa vuoi fare. I pochi tratti di strada relativamente veloci ci hanno permesso di sentire la solidità dell'assetto e la stabilità nelle curve affrontate allegramente, ma è nelle stradine più anguste, fra mille tornanti in salita e discesa con fondo stradale spesso infido, che la nuova GS ci ha lasciati letteralmente a bocca aperta. L'impressione è realmente quella di avere tra le gambe una moto di cilindrata assai inferiore, tanto questa grossa BMW R1003 GS sa essere docile, facile e intuitiva. Il motore aiuta non poco ad enfatizzare le doti di agilità della moto, perché al di là della superiore cavalleria, sa essere estremamente reattivo in tutte le condizioni, anche quando se ne voglia sfruttare appieno la coppia e l'elasticità. È una moto che, siamo sicuri, si farà amare molto da chi ci salirà in sella e che ha tutte le qualità per perpetuare il successo straordinario di questo modello. Skoda Kamiq si propone come un SUV compatto che unisce sostanza e stile senza eccessi, una scelta concreta. Ora, arricchito da un facelift e aggiornamenti tecnologici che lo rendono ancora più completo e in grado di bissare il successo della precedente versione. Il nuovo look, senza stravolgere il design più di tanto, è andato a rendere più accattivanti forme e tagli, in special modo nella zona frontale. Il tutto enfatizzato dal tetto nero a contrasto. Aggiornamenti tecnologici includono il digital display da 8 pollici, il virtual cockpit personalizzabile da oltre 10 pollici ed un display touch per l'infotainment, disponibile fino a 9 pollici con navigatore. Il clima offre comandi più pratici, mentre gli accessori includono la ricarica wireless per lo smartphone e i fari full LED Matrix. Gli interni presentano nuovi rivestimenti in tessuto con materiali che soddisfano sia visivamente che al tatto. I sedili sportivi offrono comfort e sostegno, mentre la spaziosità interna rimane un punto forte, che poi è un must da sempre del marchio. Estremamente confortevoli i sedili sportivi dell'allestimento top di gamma a Monte Carlo, profilati ma non costrittivi quando trattengono in curva, perfetti per un adulto di corporatura media, mentre i sedili standard sono più accoglienti per le taglie extra large. A bordo si sta comodi anche in 5 e i passeggeri hanno spazio ragionevole sia per le gambe sia sopra la testa. In fondo lo spazio a bordo, notevole per un'auto di 4,24 m di lunghezza, rimane una delle doti migliori della Kamiq. Ovviamente si viaggia a pieno carico, bagagli inclusi, grazie ad un vano di carico capiente e sufficientemente comodo per accogliere trolley e quant'altro. La gamma di motorizzazioni include un 3 cilindri turbo da 1 litro con opzioni manuali e automatiche fino al top di gamma, un 4 cilindri turbo da 1,5 litri che assicura maggior verve e prestazioni più elevate. Parliamo di uno scatto da 0 a 100 km orari che scende ad 8 secondi e 3. Tra le motorizzazioni, la versione da 115 cavalli con cambio DSG potrebbe essere la scelta più equilibrata, buona per tutte le esigenze, sufficientemente parca nei consumi e ad un prezzo ragionevole.
La scelta dell'allestimento dipende dalle preferenze personali e dall'uso quotidiano che se ne vuole fare, con varianti che vanno dalla style alla più sportiva Monte Carlo. Insomma, c'è un'opzione per ogni voglia. Gli ingredienti per una fantastica avventura ci sono tutti e allora partiamo con la nuova Volkswagen ID.3 carica al 100%. I suoi 58 kW ci promettono un'autonomia di 390 km, quelli che ci occorrono per raggiungere Landau sul lago di Costanza, prima tappa sulla nostra via verso la Foresta Nera, la cui bellezza paesaggistica la inserisce di diritto nella lista delle 7 meraviglie naturali d'Europa. Un territorio montuoso nel sud-ovest della Germania, una regione ricoperta da solitarie foreste di conifere scure punteggiate da pittoreschi villaggi e meraviglie naturali, come le cascate di Triberg o l'Alta Via della Foresta Nera, un percorso automobilistico ameno e sorridente che riporta con la fantasia gli spazi del grande nord europeo. L'itinerario da noi scelto passa per le rive del lago di Resia, passo Resia assieme in Austria. Il navigatore ci consiglia una ricarica per raggiungere la destinazione impostata, e nel contempo ci segnala tutte le aree di servizio dotate di colonnine di ricarica che ormai si trovano quasi in tutti gli autogrill della superstrada che attraverso le Alpi austriache porta nel sud della Germania. Con una ricarica completa ripartiamo di buon mattino verso la Foresta Nera, che dà il nome anche alle tradizionali torte di Triberg, che ci sta aspettando con le sue cascate e con gli orologi a cucù più grandi del mondo. La strada si snoda sinuosa attraverso zone disabitate e incontaminate, la guida è piacevolissima, lo sterzo asseconda dolcemente gli slalom della Schwarzdorfstrasse, una delle più rinomate rotte turistiche tedesche. La nostra ID.3 con il suo navigatore ci guida con sicurezza e precisione attraverso il polmone verde degli oltre 6.000 km quadrati della magica Foresta Nera. Il castello di Neuschwanstein è un meraviglioso gioiello incastrato nelle Alpi bavaresi. Perdendoci con lo sguardo nelle sue candide guglie, ripensiamo ai più di 1.000 km alle nostre spalle, 1.000 emozioni da ricordare. Cos'ha una Mustang di diverso rispetto alle altre? Un logo iconico, una storia da cult movie e un chilometrico cofano che si chiude come uno scrigno magico su un poderoso motore V8. Non è una super sportiva vera e propria, troppo pesante, poco aerodinamica, troppo muscolosa, troppa in tutto in senso assoluto, ma questo suo essere fuori dagli schemi l'ha resa un mito. Un mito americano al pari di altre muscle car a stelle strisce, con tanti cavalli sotto al cofano e tanto rumore allo scarico. Perché questo vuole chi sceglie una brucia semafori. Sentire il rombo del V8 è puro piacere. E fare copia e incolla del loco Mustang su un SUVone elettrico è davvero altra cosa. Comunque, tornando a bomba sulla nostra protagonista, la novità a tutta performance targata Ford è la nuova Mustang Dark Horse con il suo V8 super vitaminizzato. Sotto il cofano la Dark Horse monta il V8 5 litri aspirato più potente di sempre. Con BL forgiate dalla GT500 sovralimentata ed una messa a punto specifica del software, eroga più di 500 cavalli, anche se a noi arriva una versione meno esasperata, con una cinquantina di cavalli in meno. Sebbene non offra una coppia stratosferica ai bassi regimi, come alcune delle sue concorrenti sovralimentate o turbocompresse, la potenza è sufficiente per una spinta comunque poderosa. Il motore aspirato offre una risposta lineare, con la coppia che aumenta fino ad un picco di 4.900 giri al minuto e rimane costante fino al limitatore. Per avere il massimo piacere di guida è consigliabile abbinare il V8 al cambio manuale a 6 marce. Tuttavia, per chi ama la comodità, c'è anche un cambio automatico a 10 rapporti.
Con il suo aspetto possente da muscle car e tutte le forme che vengono enfatizzate da appendice aerodinamica ad hoc, vedi lo spoiler posteriore, è senza alcun dubbio la versione più accattivante della settima generazione Mustang. A bordo l'approccio è essenziale nei comandi, ma si traduce in un ambiente che offre materiali di qualità superiore, in un allestimento premium che non lascia nulla al caso e con l'opzione dei sedili Recaro che offrono un ottimo supporto a chi ha velleità da pista. Il nuovo pacchetto tecnologico include strumentazione digitale e un display centrale, con grafiche specifiche per le modalità di guida più sportive. Le sospensioni adattive di serie offrono una risposta variabile a seconda della modalità di guida, dalla più confortevole normal alla più performante track, che la rende rigida come un kart, garantendo una maggior presenza e sicurezza in curva. In pista, la Dark Horse dimostra un'agilità inconsueta, viste le caratteristiche a cui siamo abituati, ed un comportamento impeccabile grazie al pacchetto Handling. Insomma, se la scelta di condividere il logo Mustang con le elettriche Ford ci aveva fatto storcere il naso, con la Dark Horse lo spirito Mustang ha ridato spessore e peso ad un'icona che non può prescindere dal suo inconfondibile vuoto. Baricentro basso, stabilità, maneggevolezza e tanta coppia. Abbiamo provato la nuova Mini Cooper SE Full Electric, disponibile in 5 versioni ampiamente personalizzabili per funzionalità e design. Dalla casa britannica parlano di sensazione da go-kart, che il nuovo modello zero emissioni è in grado di trasmettere. Per noi è il modello green che si guida come un go-kart. D'altronde, anche i nostalgici del motore termico devono riconoscere che i modelli elettrici hanno imparato a sorprendere per prestazioni ed esperienza di guida. La nuova SE ha negli spazi urbani il proprio habitat, ma la versione full electric è pensata per divertire tra le curve e ovviamente in fase di accelerazione. Ma vediamola più da vicino. La Mini SE Full Electric pesa 1440 kg e monta una batteria da 36 kWh sotto al pianale. In questo modo l'auto vede abbassare di molto il proprio baricentro, restituendo dinamicità e stabilità alla guida. Quanto alle prestazioni, la SE elettrica eroga 184 cavalli e registra un'accelerazione da 0 a 100 in 7 secondi. All'interno, la versatilità dell'abitacolo fa variare lo spazio da 211 litri con 4 posti ai 731 litri con i sedili posteriori ripiegati. Una qualità da spendere non soltanto per le esigenze di tutti i giorni, ma anche per chi ha bisogno di spazio per i bagagli, la spesa o pacchi troppo ingombranti. Per i viaggi lunghi, forse è meglio optare per un'elettrica con autonomia più ampia. Il propulsore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 36 kWh le consente di coprire un'autonomia di circa 250 km, con una presa a corrente continua fino a 50 kW in soli 35 minuti si riesce a ricaricare l'80%, mentre con una presa domestica il tempo di ricarica si allunga notevolmente. Sono 4 le modalità di guida opzionabili: Sport, Mid, Green e Green Plus, che adattano i parametri di erogazione della potenza e quindi il comportamento dinamico della vettura, andandone di conseguenza a variare l'autonomia reale. La SE Full Electric rispetta la tradizione di casa, proponendo un design creativo e che non passa inosservato. Tra le novità, saltano all'occhio i cerchi in lega da 17 pollici. Mini propone inoltre 5 possibilità di allestimento, non solo per l'elettrica. La versione Essential, con carrozzeria silver e black, può essere personalizzata nel tettuccio e nelle calotte, sia in tinta carrozzeria che in bianco o nero.
così anche i fari LED, funzionalità come il driving assistant e rivestimenti interni. La Classic invece offre un catalogo più ampio di colorazioni esterne che di combinazioni personalizzabili secondo i propri gusti. Seguono poi le versioni Mini Yours e la livrea specifica per la Full Electric Black ed Energetic Yellow. Infine, il nuovo modello può essere integrato con 3 pacchetti di equipaggiamenti come sensori di parcheggio posteriori, interfaccia Bluetooth con ricarica wireless, sedili riscaldati, tetto apribile panoramico e telecamera posteriore. Insomma, la Mini SE Full Electric porta in dote non soltanto la creatività che da sempre contraddistingue la casa britannica in fatto di design, ma anche un ampio ventaglio di personalizzazioni estetiche e funzionali e soprattutto tutta l'energia di un modello elettrico pensato per servire e divertire. Maserati Grecale è stato il lancio più significativo degli ultimi anni per il marchio, proiettandolo con slancio verso il futuro e riaffermando una nuova direzione stilistica. Dotato di tecnologie di connettività all'avanguardia, ha affrontato con audacia un segmento di mercato affollato e impegnativo. L'entusiasmo e la fiducia del marchio del Tridente nei confronti del progetto sono evidenti, poiché hanno creato un'auto che, sulla carta, si pone come punto di riferimento nel mercato. Lussuoso ed elegante, Grecale riesce a coniugare abilmente sportività e versatilità, soddisfacendo molte esigenze del pubblico. L'innovazione che incarna questa vettura sembra essere davvero tangibile e concreta. Per Maserati, Grecale rappresenta un nuovo inizio, segnando un capitolo promettente nella storia del Tridente. Lo sviluppo di Grecale è stato organizzato da Maserati tenendo a mente 4 requisiti chiave: versatilità, lusso, innovazione e prestazioni. L'allestimento trofeo è l'esaltazione di queste caratteristiche. Il design del veicolo fa chiaro riferimento alle linee della supersportiva MC20, splendidamente adattate ad un contesto SUV. La vista è muscolare ed elegante allo stesso tempo, con dettagli scultorei sia nella parte anteriore che posteriore, ed una fiancata slanciata e pulita. L'interno rivela un inedito salto nel futuro per Maserati, con un doppio schermo centrale da oltre 12 pollici che domina la plancia. Il sistema di intrattenimento offre grafiche di alto livello, un'interfaccia intuitiva e contenuti di connettività all'avanguardia. Grazie al lavoro svolto dal Maserati Innovation Lab, Grecale diventa la Maserati più sofisticata e completa sul mercato. I materiali utilizzati nell'abitacolo sono tutti di alta qualità, con pellami morbidi e cuciture a vista, mentre il carbonio in 3D aggiunge un tocco accattivante. L'impianto audio rappresenta una vera e propria gioia per la qualità e la pulizia del suono. Unica nota stonata è la scelta del cambio a pulsanti, non tanto per l'idea già utilizzata da altri competitor, quanto per la collocazione alquanto scomoda e poco intuitiva e la sensazione al tatto che fa tanto display da elettrodomestico e non proprio da Maserati. A volte il voler essere troppo al passo con i tempi va a penalizzare la propria storia e il concetto che anche se un SUV è pur sempre un'auto sportiva con stilemi ben precisi, quindi va bene la pulsantiera al posto della leva, ma almeno sistemata nel tunnel centrale e con pulsanti dall'estetica racing, se possibile. Tornando al Best in Class, l'allestimento trofeo è la punta di diamante della gamma, equipaggiato con un potente motore 3000 V6 da 530 cavalli, derivato dalla sportiva MC20. Frutto del lavoro interno di Maserati, questo propulsore è un esempio di tecnologia e precisione. Le prestazioni risultanti sono notevoli e la versatilità e la semplicità d'uso dell'auto sono sorprendenti.
Il motore risponde prontamente alle richieste del pilota e i 100 km orari si raggiungono in soli 3 secondi ed 8. La taratura delle sospensioni, dell'assetto e del cambio sono state sapientemente messe a punto, garantendo un ottimo equilibrio e un alto livello di comfort a bordo. Sì, perché Grecale è un SUV di lusso concepito principalmente per garantire il massimo comfort. La piattaforma su cui si basa l'auto offre grande libertà d'azione, rendendo il veicolo sia entusiasmante che pratico e versatile. La cura per il suono, distintiva di Maserati, è presente anche in modalità sport e corsa, dove le valvole elettroniche permettono di esprimere sonorità grezze e intense senza alcun filtro elettronico per amplificare il suono nell'abitacolo. La precisione dello sterzo e la trazione integrale garantiscono stabilità, mentre il sistema frenante si dimostra adeguato alle dimensioni e al peso del veicolo, anche in situazioni limite.